dator Jesus Christus, cari amici teleradioscoltatori e Pierluigi Bianchi Cagliesi che vi parla oggi, 14 dicembre 2020, per il nostro commento del giorno. Abbiamo visto come nel corso di questa battaglia ancora eh, che sta infuriando, direi, negli Stati Uniti. Per le conseguenze legate a queste frodi, a queste truffe che ci sono state, forse tra le più importanti, le più gravi, con le maggiori conseguenze della storia stessa degli Stati Uniti si è fatta strada anche questa collusione molto grave tra interessi politici ed economici statunitensi soprattutto legati alla passata amministrazione con la cina con il governo cinese e, e, e vari rappresentanti del mondo della finanza dell'economia ebbene eh, che cosa succede nel nostro paese accade che eh, il business che eh, gli attuali uomini che eh, sono legati a questa, eh, questa struttura di governo che sta dominando l'italia in maniera sempre più autoritaria e antidemocratica continuano a fare affari con il dragone cinese e proprio in un dossier accurato c'è stata un'analisi molto interessante fatta dal centro studi Open Police che ha predisposto proprio un osservatorio ad hoc con il quale è possibile calcolare il bottino sostanzioso scucito dal governo giallo Fuxia per fornire in patria da noi mascherine, camici, materiale ospedaliero proprio in relazione all'emergenza sanitaria. Quindi restano i cinesi a fare la parte, chiamiamola, del dragone, non del leone, e a, guadagn a guadagnare di più e di tutto in ogni senso. Pensate soltanto che alle imprese di Pechino sono andati già ben 1,57 miliardi di euro, pari da soli al, no al 91,7% del totale vinto dalle aziende non italiane. Quindi i cinesi vincono pure la gara dei lotti più corposi perché le loro imprese presentano un valore medio vinto per lotto di 53,3 milioni di euro, un valore medio 50 volte più alto di quello delle imprese italiane che si aggirano sull'1,08 milioni di euro. Quindi è qualcosa che penalizza sempre più pesantemente le aziende italiane, e poi sempre. Made in Cina sono anche i lotti con gli importi più alti finora banditi relativamente alla fornitura di circa 671 milioni di mascherine vendute, qualche cosa che veramente eh, eh, fa, in, fa impressione di inquieta direi per qualche aspetto, ma vedete che si va avanti sempre di più su questa strada di questo nostro attuale governo per stringere accordi sempre maggiori con il, con le aziende cinesi e, e con lo stesso governo cinese. Sapete che tutto il problema 5G di cui abbiamo parlato per tanto tempo diventa sempre più in questo momento inquietante proprio perché sapete che la società cinese ZTE, che è una delle principali operatrici della TLC cinese, ha organizzato proprio in questi giorni un enorme convegno dal titolo significativo Perché avere paura del 5G e come sottotitolo Quando la conoscenza crea valore. Un convegno internazionale di altissimo livello in cui si cerca di sdoganare finalmente il 5G in Italia a partire proprio dai comuni. E, e, a conferma di questo vedete che nei prossimi mesi il Ministero delle comunicazioni e dell infrastrutture italiano sarà impegnato nella valutazione dei progetti delle amministrazioni comunali perché il 5G parte dai comuni. Quindi il messaggio è diretto a un grande progetto che porta il 5G, deve portare il 5G in tutti i comuni italiani e le parti, vedete, che eh, hanno presenziato a questo convegno sanno bene. Che in occasione del decreto semplificazione la maggioranza ha inserito un emendamento che è stato proprio dedicato al 5G. E vediamo cosa dice questo testo nella parte più inquietante. Il testo, vedete, vieta ai sindaci di impedire l'installazione di reti 5G sul proprio territorio di competenza. E quindi modificando le disposizioni precedenti contenute nella legge 36 del 2001, in cui si delegavano invece ai comuni le possibilità di scegliere se procedere o meno all'installazione delle antenne di telefonia mobile. Quindi questo nuovo emendamento del governo. Praticamente impedisce, toglie la facoltà ai sindaci di mettersi di traverso, impedire le installazioni delle reti 5G sul proprio territorio. E il 5G del, dei vari comuni sarà gestito, vedete, da tecnologia cinese o americana, e, o americana, perché quello che proponeva il presidente Trump è di bloccare. Questi accordi con la Cina e invece favorire l'installazione di reti con tecnologia che proviene dagli Stati Uniti per evitare proprio che ci siano pesanti ingerenze e interferenze anche da parte cinese a livello anche di spionaggio di intelligence nei confronti dell'Italia. E lo stesso Presidente Trump, per voce del Segretario di Stato Mike Pompeo, aveva fatto presente. Proprio pochi mesi fa al nostro governo la gravità di una scelta di questo genere, che non è stata assolutamente ascoltata, tant'è vedete che le linee che si stanno imponendo in questo momento vanno esattamente nella direzione, nella direzione opposta. E proprio pochi giorni fa il politologo Edward Luth, che molti di voi conosceranno, ha proprio eh, fatto una nota con una critica molto pesante a questa. Tendenza che si sta imponendo nel nostro paese, dicendo sono dispiaciuto che, che si, venga a proporre, si venga a proporre in questo momento l'uso di eh, router cinesi Huawei e ZTE, che sono stati già rifiutati da Germania e ogni paese che ha segreti tecnologici. Vedete, queste due aziende cinesi, eh, che sono appunto abbiamo detto ZTL e anche Huawei, sono aziende che utilizzano tranquillamente le informazioni e le trasferiscono poi alle intelligenze cinesi. Quindi si sta parlando in questo momento, sempre più pesantemente, di un 5G obbligatorio per tutti i comuni, naturalmente con fondi europei e con tecnologie cinesi. Che cosa accadrà, cari amici teleoscoltatori, soprattutto a partire dagli Stati Uniti, che hanno messo un veto direi a una scelta del genere per le gravissime conseguenze che potrebbe avere anche sul piano della sicurezza nazionale e internazionale. E mentre questo avviene, vedete in conclusione, negli Stati Uniti emerge uno scandalo sempre più grande che coinvolge il figlio del candidato democratico Joe Biden, il, che è questo Hunter Biden, che è sotto inchiesta proprio da qualche giorno da parte della Procura federale. Americana, proprio a causa di operazioni che lui avrebbe eh, svolto per suoi affari personali direttamente con la Cina. Quindi, Hunter Biden e i suoi soci hanno violato le leggi fiscali e quelle sul riciclaggio di denaro negli affari condotti in paesi stranieri e principalmente in Cina. C'è un rapporto interessante dei senatori repubblicani Ron Johnson e Cook Grassley che avevano messo in evidenza la preoccupazione che le attività economiche di Hunter in Cina avvenissero in connessione con pezzi dello stesso governo cinese, cosa che è stata confermata recentemente da un grosso personaggio, un grande docente molto noto a Pechino, che in una. Dichiarazione fatta alcuni giorni fa ha proprio confermato come la Cina, soprattutto nelle passate amministrazioni, abbia intessuto rapporti di collaborazione strettissima, che in questo momento il Presidente Trump vuole mettere assolutamente in discussione, proprio per la gravissima situazione che questo ha generato sul piano della sicurezza e anche sulle gravissime conseguenze sul piano economico-commerciale. Vedete che adesso il fatto che la CNN abbia riportato queste apprensioni dell'FBI in materia di controspionaggio sottolinea allora che quelle preoccupazioni sollevate da presidente, da presidente Trump non fossero del tutto infondate. Vedete che quando ci fu lo grande scandalo sollevato dagli avversari di Trump con il Russian Gate. Vennero fatte trapelare illegalmente ai giornali una quantità senza fine di informazioni infondate che si sono rivelate una grande menzogna. Mentre questa indagine sul figlio di Biden Hunter è rimasta stranamente segreta per circa due anni, emerge solo adesso qualche piccolo pezzo. Insomma, insomma le ombre cinesi che aleggiano sulla famiglia Biden e su alcuni settori del Partito Democratico potrebbero rivelarsi molto pericolose in questo terremoto in corso attualmente negli Stati Uniti. Cari amici teleradioascoltatori, vedete che proprio mentre i nemici di Dio e mentre coloro che lottano per instaurare un nuovo ordine mondiale, un mondo che è costruito contro Dio e contro l'uomo, Proprio mentre, questo, mentre coloro che vogliono appunto edificare questa nuova società cantano vittoria, in realtà inizia il processo attraverso cui tutto eh, frana sempre più velocemente, tutto si sgretola e la verità lentamente emerge nella sua potenza, nella sua grandiosità, nella sua bellezza e in qualche modo inizia a irrompere questa luce della verità che cambierà completamente le sorti dell'umanità e farà luce finalmente sulle tenebre della menzogna e del tradimento. E questa è la certezza, vedete cari amici, che ci fa sperare sempre di più e confidare nell'avvicinarsi sempre più rapido del trionfo del cuore immacolato di Maria e la fine di quest'epoca. Di falsità, di menzogne, di tradimenti che volevano in qualche modo concludere questo itinerario con la costruzione di un mondo costruito a immagine del demonio, ma che invece si frattumerà per costruire un altro mondo a immagine dell'Immacolata Corredentrice. A tutti voi, cari amici tele-radioascoltatori, l'augurio di una buona giornata. Laudetur Jesus Christus.